Dottore, c'è un'iniziativa molto importante, due pezzi dello Stato che si riuniscono, Procura della Repubblica e Arma dei Carabinieri, con la possibilità di avere il volontariato a portata di mano, in questo caso carabinieri che già hanno svolto la propria attività negli anni e che vi danno una mano. Assolutamente sì, questa è un'iniziativa lodevole, di grande pregio, perché dei carabinieri in pensione, in congedo, con un alto senso dello Stato, continuano a servire lo Stato e il bene comune attraverso questa forma di volontariato e dare una mano, una piccola mano naturalmente, un contributo ma per noi fondamentale, per sopperire alle gravi carenze di organico che noi abbiamo sia come personale amministrativo che come magistratura. Si legge questo protocollo che abbiamo oggi firmato in quell'ottica con cui anche lo stesso Ministero della Giustizia invita a fare a sviluppare, a redigere dei protocolli d'intesa con determinati enti. Noi preferiamo fare il protocollo d'intesa come procura con l'Arma dei Carabinieri in congedo, con l'Associazione Nazionale, in modo da poter sempre mantenere nell'alveo dello Stato, in quello che è appunto il bene comune e l'interesse di tutti noi, di mantenere questi uffici sempre collegati al senso dello Stato. Da lunedì voi vedrete dei carabinieri in pensione che ci verranno a dare una mano nell'ambito naturalmente amministrativo, nell'ambito di competenze che possono essere affidate a chi fa questo intervento di volontariato in favore dello Stato. Carabinieri tutta la vita. Carabinieri tutta la vita, legalità tutta la vita, giustizia tutta la vita, il servizio nei confronti dello Stato è un valore alto, da tenere alto e da sollecitare anche a chi oggi si trova giovane ragazzo in scelta, alla ricerca di una scelta. Ecco, scegliere lo Stato fa bene.